guys, eccoci ritornati finalmente dopo tantissimo tempo a un nuovo episodio dei Fuck You Time. Volevo ringraziare tutti per il supporto e le numerosissime domande che mi avete fatto sotto al video di risposta del Ricominciamo i Fuck You Time. Quindi direi subito di iniziare, signori. Se volete farmi una domanda, vi anticipo, per chi ancora non me l'avesse fatta, potete farla in risposta sotto questo video o tramite messaggio privato su Facebook con anteponendo la vostra domanda all'hashtag Fuck con l'F maiuscola o minuscola e poi scrivete la vostra domanda. E nel minor tempo possibile risponderò alla vostra domanda in un video. Direi di partire subito con la prima domanda che me la fa Marco Pasca. Fuck, so che avevi un vecchio canale, perché lo hai chiuso? Allora Marco, il canale non è chiuso, è ancora aperto, quindi tranquillamente puoi andare a vederlo e a visionare tutti i miei vecchi video. Il canale si chiama Ultimate Veget HD, è ancora disponibile su YouTube, puoi andare tranquillamente a vederlo. La prossima domanda ce la fa Antonio97ita. Fuck, Mimmo, come è nata la tua passione su YouTube e cosa ti ha spinto a fare video? Bella Mimmo, se puoi salutami. Allora, ciao Antonio. Da cosa è nata la mia passione nel fare video? Semplicemente non avevo un cacchio da fare. No dai, scherzi a parte. Ti spiego brevemente, Antonio, come voglio spiegare a tutti. Nasce dal fatto che su YouTube io cercavo principalmente video inerenti ai giochi di Dragon Ball all'epoca della Play 2 e non trovavo nessuna guida in italiano. Allora ho detto, anche se li carico con allora col vecchio canale con la videocamera, poi successivamente acquistare la prima scheda di acquisizione, almeno, non dico che sarà non dico in alta definizione, ma almeno sarò uno dei tre primi italiani a caricare una guida completa dei giochi di Dragon Ball, e da lì è nato il tutto. Da allora ho avuto i canali che sono stati chiusi per copyright, più che altro vecchi canali per problemi, perché caricavo anche clip di film o spezzoni di puntate di anime, quindi per quello. Adesso mi concentro solamente sui gameplay, recensioni, drive test, eccetera eccetera. Quindi principalmente nasce dal fatto che quando cercai su YouTube tanto tempo fa delle guide in italiano di Dragon Ball, giusto per vedere un po' quante altre persone oltre a me giocavano a Dragon Ball italiane, trovai scarsissimi risultati, praticamente pressoché zero, si può dire. Adesso ti puoi dire che quasi tutti giocano a Dragon Ball e fanno delle guide. Quindi da questo nasce la mia passione. Ti saluto nuovamente, Antonio, grazie per la domanda. La prossima domanda me la fa Angelo Gamer. Fuck, e fare di nuovo Dragon Ball Raging Blast 2? Se non lo farai, quale prossimo videogioco di Dragon Ball porterai sul canale? Allora Angelo, Dragon Ball Raging Blast 2 non lo porterò, perché l'ho già fatta la guida, ho già caricato tutta la moneta della galassia, quindi non avrebbe senso per me ricaricarla. Per quanto riguarda le guide, una successiva guida Dragon Ball, allora ti spiego. Una volta che termineremo Xenoverse, nell'ultima parte di Xenoverse vi metterò 5 giochi da dover scegliere e voi sceglierete quello che vi piacerà di più, e quella sarà la successiva guida a Xenoverse. Saranno principalmente, diciamo, 2 giochi di Dragon Ball e altri 3 giochi che non sono inerenti al mondo di Dragon Ball. Poi ovviamente sarete voi a scegliere il gioco, però non voglio spoilerare nulla, troverete tutto, la risposta la troverai nell'ultimo video di Xenoverse 2. Ti posso solo preannunciare che sarà un gioco di Dragon Ball per 360, ci saranno di questi 2 giochi di Dragon Ball, uno è per la 360 e l'altro è per la PlayStation 2. Ti posso dire solo questo, non voglio spoilerarti troppo. La prossima domanda me la fa Simone Torchia. Fuck, porterai Naruto Storm 4? Hai visto il trailer del nuovo gioco di Naruto? Se sì, come ti è sembrato? Allora Simone, Storm 4 lo porterò, vi resto aspettando perché do precedenza ad altre guide, sto cercando di variare un po' sul canale per non portare sempre le solite guide. Infatti, come avete potuto vedere, abbiamo messo da parte un po' Assassin's Creed e abbiamo iniziato DMC. Una volta terminato DMC riprenderemo Assassin's Creed. Per quanto riguarda Naruto, sto aspettando a portarvi Storm 3, perché sta uscirà verso luglio la edizione rimasterizzata per PS4 di Storm 1, 2 e 3, quindi vi porterò la guida su Storm 3 direttamente nella versione rimasterizzata per PS4. E poi successivamente, per rispondere alla tua domanda, sì, porterò anche Storm 4. E per rispondere alla tua seconda domanda, ho visto il trailer del nuovo gioco di Naruto e ti posso dire che non mi è piaciuto per niente. Perché? Allora, la modalità, se fosse stata solo modalità esplorativa, in quel modo ci poteva stare, ma lo stile di combattimento in quella maniera non mi piace. Soprattutto anche i jutsu fanno veramente cagare. Cioè no, su Storm sono stupendi sia gli ultimate che gli special jutsu, cioè quelli standard, mentre là fanno proprio cagare. Cioè non mi piace né graficamente, sappiamo che ancora fase di sviluppo, però graficamente per stile di gameplay non mi piace. La free roam, se fosse stata solo così, con quello stile di gameplay, ci poteva stare, ma una modalità e uno stile di combattimento così non mi piace, almeno per me. Quindi non ho avuto una buona impressione di quel gioco. La prossima domanda me la fa Yader Bacchia. Fuck, farai Dragon Ball GT Final Bout o Kingdom Hearts? Allora Yader, Final Bout vorrei portarlo, devo vedere se riesco a recuperarlo e a farlo funzionare su PS2, e tanto che PS2 posso tranquillamente registrare, devo vedere se mi funziona su PS2, voglio portarlo. Sarà una guida abbastanza corta, dato che il gioco non è
che abbia tutta questa grande modalità storia. Però sì, con Kingdom Hearts ti dico di no al momento, perché non è un gioco che mi piace. Poi vediamo, se è un gioco che interessa molto gli iscritti, può darsi che lo porterò. La prossima domanda me la fa Emanuele la Spada. Fuck, hai visto il DLC, il quarto DLC di Xenoverse 2 del trailer? Fantastico. PS, mi saluti. Allora, ciao Emanuele. Allora, il quarto DLC non l'ho visto. Fammi sapere te nei commenti se ti è piaciuto o meno. Ti ho voluto giustamente rispondere, però non l'ho visto. Purtroppo non l'ho visto. Su Xenoverse sono un po'... Non lo sto seguendo molto Xenoverse. Infatti i DLC non li ho presi. Ho preso solo il 2 giusto per portarvi, perché sapevo che era l'unico che aveva quel pezzettino di storia in più che era inerente al torneo delle galassie. Solo per quello. La prossima domanda me la fa Mickey. Fuck. Segui qualche serie TV? Leggi manga o guardi qualche anime? Bella Mimmo, continua così che sei grande. Allora, grazie mille Miki, ti saluto e ti ringrazio tantissimo veramente per il supporto e per l'incoraggiamento. Allora, qualche serie TV? Allora, io ho seguito di serie TV Sleepy Hollow tutte e quattro le stagioni. Arrow mi sto riprendendo perché ho lasciato la seconda stagione. Sto seguendo anche The Flash, che avevo lasciato alla prima stagione. E Outcast ho seguito la prima stagione e sto registrando con Sky anche la seconda stagione, che me le vedo tutte. Principalmente questo. Manga, ti dico la verità, non ne leggo. Di anime ho finito di vedere Godannar. E poi ho seguito High School of the Dead, Dragon Ball. Sto riprendendo anche Naruto e sto riprendendo i vecchi episodi proprio dagli inizi di One Piece. Principalmente questi. Poi vediamo un attimo. E basta, questo mi hai chiesto. Quindi sì, questo diciamo per rispondere a tutte le domande, quello che sto seguendo sia a livello di anime che a livello di serie TV. Manga purtroppo ti devo dare questa delusione. La prossima domanda me la fa Luca Sikijo 04. Fuck, quale sarà il prossimo gioco di Dragon Ball? E se lo farei commentato da solo o con qualcuno? Allora, Luca, il prossimo gioco di Dragon Ball sarà o su PS su 360 o su PlayStation 2. Sarà, vabbè, ve lo spoilero tanto dato che ci siamo, anche per rispondere alla precedente domanda. Sarà Hot Budokai 3 o Tenkaichi 1. Lo farò da solo perché, ti spiego anche perché, prima registravo col Vaniz, però al momento Vaniz non è reperibile e anche lui non sta caricando video, non ha molto tempo libero. E purtroppo quei pochi, diciamo, momenti della giornata in cui posso registrare, non riesco a mettermi d'accordo con nessuno per registrare perché gli orari non combaciano, quindi porterò molto probabilmente da solo. Poi vi chiederò ovviamente se lo volete con la facecam o meno, come vi piace di più, diciamo. Quindi sarà o Tenkaichi 1 o Budokai 3, quello più scelto da voi. Tra questi due dovete scegliere. La prossima domanda me la fa Lorenzo Bregasi. Fuck, farai Fallout 4? No, fai Fallout, scusami, fai Fallout 4? Lorenzo, me lo farò prestare dal cameraman Simone, che saluto, e probabilmente lo faremo principalmente anche con tutti i DLC, perché mi metto anche di prendere tutti i DLC che ha delle storie aggiuntive, e sarà un gioco abbastanza lungo, quindi spero. Io ovviamente ve lo chiederò se è un gioco che volete che io porti sul canale, perché se devo portarvi un gioco e poi nessuno lo caga, non ha senso. Devo portare un gioco che a voi piace. Quindi, se a voi piace Fallout 4, mi munisco di Fallout e lo registriamo. La prossima domanda me la fa My Game da by Ale, Danny e Johnny, che è il grande Alessandro Lancini, che saluto. Fuck, cosa ti ha colpito di più della trilogia Insane di Crash Bandicoot? Nel prenotarla intendo dire, Alessandro. Allora, Alessandro, come ti ho detto, ti saluto e ti ringrazio per tutto il supporto, tutti i saluti, veramente tutti i commenti, grazie di vero cuore. La cosa che mi ha colpito di più che altro, è che è praticamente lo stesso di Bash, dei vecchi Bandicoot, per la PlayStation 1, con una grafica che non mi sarei mai aspettato. Il gameplay è pazzesco e Crash è stato uno dei primi giochi che ho avuto su PlayStation 1, quindi mi sembrava doveroso preordinarlo. Ovviamente sul canale, appena uscirà, porterò tutti e tre i giochi, quindi avremo la guida di tutti e tre i giochi. Conto di portarvi la guida con tutti i cristalli, le lingue, eccetera eccetera. Non vi prometto nulla, però almeno una guida decente, conto di portarvela. L'ho già preordinato, quindi il 30 di giugno arriverà a casa. Vi posterò anche una foto su Facebook per farvela vedere che è arrivata. La prossima domanda me la fa il nostro cameraman Simone, Dante90KR. Fuck, ma il motore V8 quando lo prendiamo? Quando mi dai i soldi per comprare un V8, me lo vado a comprare, perché mo soldini non ce ne sono. Comunque salutiamo il cameraman. Leggete bene, Dante90KR è il canale del nostro cameraman Simone, sta caricando principalmente gameplay di Xenoverse, supportatelo signori. La prossima domanda ce la fa il vostro caro Mike. Fuck, qual è il tuo personaggio preferito di Dragon Ball? La tua saga preferita qual è? E qual è il tuo episodio preferito? Allora Mike, il mio personaggio preferito Vegeta, la mia saga preferita quella degli androidi, e il mio episodio preferito è quella in cui Vegeta diventa per la prima volta Super Vegeta. Signori, più che altro queste erano le prime domande che ho selezionato per portarvi il primo episodio dei Fuck You Time. Spero vi sia piaciuto. Vi invito come al solito a commentare, iscrivervi al canale se non siete iscritti, votare ovviamente, mettere mi piace alle pagine di Facebook sia del canale che della pagina del mondo automobilistico che vi lascio in descrizione, seguitemi sul profilo Instagram se volete e commentate sotto con le vostre domande o qui sotto sul video, come vi ho detto, o in messaggio privato sulle pagine di Facebook con l'hashtag Pack maiuscolo o minuscolo, e poi scrivete la domanda e ve lo risponderò il prima possibile. Detto questo, concludiamo il primo episodio del ritorno
ritorno dei Fuck You Time e ci vediamo nel prossimo, guys. Ciao!